Appuntamento dal sapore Old English con Cristiano Luzzago e la sua iconica MGPA del 1934. Cari amici di Gentleman Driver, oggi ci siamo accorti che il tempo era decisamente di stile inglese e quindi abbiamo pensato di fare un servizio su una vettura inglese. Si tratta dell'MGPA, una delle piccole vetture di casa MG. È una macchina del 34 e in questi anni la MG produceva sia vetture di grandi cilindrate, 6 cilindri, anche berline molto importanti, ma era famosa soprattutto nel mondo delle competizioni per delle piccole vetturette sportive come appunto questa che presentiamo oggi. La PA è una fortunata edizione di vetture prodotte solo per un paio d'anni, che era motorizzata con un motore Morris, di derivazione Morris, di soltanto 850 cm cubici. Il marchio MG, e qui c'è un po' una diatriba nel mondo del collezionismo e degli storici del marchio, è noto per derivare dal Morris Garage, che era appunto l'azienda dalla quale presero avvio la produzione delle prime vetture MG. Tuttavia, alcuni approfondimenti storici hanno stabilito che, e questa è nella memoria di Cecil Kimber, che fu il primo manager del marchio MG, che in realtà questo marchio era fine a se stesso, non aveva, come tuttora molti pensano, la derivazione dal Morris Garage, ma fosse semplicemente un emblema che doveva identificare queste macchine, che niente dovevano avere a che fare con le Morris. Con la MGPA nasce una fortunata serie di vetture sportive che renderà famoso il marchio MG. Avevano la peculiarità di essere piccole, maneggevoli, veloci, e soprattutto aveva una linea molto accattivante. La PA nasce con un motore 850, che certamente era un motore un po' piccolo di dimensioni. Infatti col modello successivo, la PB, viene modificata a 950. I due modelli sono pressoché identici. L'unica cosa che li distingue facilmente è la mascherina del radiatore, che nella PA ha la cosiddetta massa honeycomb, che è praticamente a nido d'ape, mentre nella PB verranno introdotti i listelli, che saranno poi di tradizione su tutti gli altri modelli fino all'MGTF. È bello oggi parlare di macchine inglesi sotto questa pioggerellina inglese, farebbe felice qualunque lady londinese. Questa vettura, stavamo dicendo, è una vettura che ha avuto molto successo nell'ambito turistico. Tuttavia è stata una vettura che è stata molto impegnata anche nell'ambito delle competizioni. Infatti, come vediamo questo esemplare, è stato allestito invece che col classico parabrezza, anche reclinabile, con i vetrini cosiddetti aeroscreen, che servivano per dare una maggiore aerodinamicità. Anche la tradizionale panchetta piatta è stata sostituita da due sedili più sportivi. Tuttavia, queste vetture erano complete di dotazione quando uscivano di serie, anche della capote e dei finestrini laterali. Questo modello in particolare, che è stato usato per le competizioni negli anni 40 e 50, è anche dotato di un motore che veniva spesso sfruttato proprio per i veicoli che erano utilizzati nelle gare di trial, che non è il motore classico della MGPA 850, ma è un 1100 di derivazione Ford E63, un motore a valvole laterali che veniva spesso utilizzato su vetture sportive, barchette, anche sulla Lotus Eleven la sua evoluzione fu utilizzata. Uno dei particolari caratteristici del marchio MG è l'ottagono nel quale sono impresse le due lettere M e G. E questo ottagono viene spesso utilizzato anche nelle strumentazioni delle vetture MG. Infatti sui cruscotti di molte vetture di varie serie la cornice, invece di essere la classica rotonda, è ottagonale. Queste vetture erano estremamente spartane anche nella costruzione della carrozzeria. Infatti tutta la struttura dell'abitacolo era in legno di frassino e la parte anteriore della pedaliera era praticamente in diretta comunicazione con il vano motore. Soltanto un sottile parafiamma divideva i due ambienti. Una peculiarità di questi modelli sono le marce, che sono invertite rispetto al normale.
Infatti abbiamo prima e seconda a destra, terza e quarta a sinistra. Anche qui dobbiamo notare l'ottagono del marchio MG, una grande raffinatezza. Lo stesso dettaglio lo notiamo anche nel supporto delle leve del cambio. Anche questo in tutta la sua lunghezza ha una struttura ottagonale, sempre a ricordare il marchio MG. Le sospensioni di questa macchina erano abbastanza arcaiche, infatti anteriormente montava delle balestre semiellittiche come posteriormente, e gli ammortizzatori erano ancora a frizione. È interessante notare questa regolazione con questa freccetta e i vari numeri di riferimento che consentivano un irrigidimento o un ammorbidimento degli ammortizzatori stessi. Un altro dettaglio interessante a dimostrazione che queste vetture venivano usate per le competizioni è anche questo sportello, che qui è stato applicato perché probabilmente in passato era installato un compressore volumetrico. E adesso che sta aumentando la pioggia, è giunto il momento per metterci un impermeabile e andare a fare una corsa sotto l'acqua con questa splendida scoperta MG.